Ma la gioia viene al mattino, è il titolo che abbiamo dato a questo momento. Dal cuore della notte il mattino viene avanti, portando con sé in dono il calice della gioia. Ogni notte rinnova nello spirito degli inquieti la domanda: sorgerà davvero ancora per me un mattino? In una delle sue lettere a un giovane poeta, il grande Rainer Maria Rilke scriveva così: essere artista, che nel suo linguaggio vuol dire vivere pienamente, vivere intensamente, significa niente conti, niente calcoli, maturare come l'albero che non fa violenza alle proprie linfe e sta ritto nelle tempeste della primavera, fiducioso senza il terrore che l'estate alla fine non riesca ad arrivare, perché arriva nonostante tutto, ma arriva soltanto per coloro che sono pazienti, che stanno là, come se l'eternità si estendesse di fronte a loro, così lievemente quieti e vasti. Lo imparo ogni giorno, lo imparo tra le sofferenze alle quali sono grato. Pazienza è tutto. Da sempre l'attesa dell'alba nel cuore della notte, l'impegno a restare fermi nella fiducia del fatto che il buio fiorirà una volta di più nel germoglio dell'alba, è l'immagine dell'uomo e della donna che sanno attraversare i tempi duri, i tempi bui della vita con il coraggio di non disperare. Il buio si scioglierà in luce, le tenebre matureranno nella gioia del mattino, il dolore troverà il suo sentiero per la pace, l'angoscia vibrerà in un fremito di consolazione. E quindi questa mattina portiamo sulle terrazze del Duomo quello che abbiamo in cuore, ciò che portiamo in noi e ciò che sappiamo presente nel cuore di chi vogliamo raggiungere da quassù. Chi si sveglia questa mattina possa godere del nostro ricordo di bene e il nostro cuore, la dimensione più vitale di noi stessi, possa destarsi con la luce del giorno a una migliore qualità di consapevolezza e di senso di responsabilità umana. Ci accompagneranno 8 testimoni, uomini e donne che hanno conosciuto l'esperienza della meraviglia. Se, come dice Chesterton, il mondo morirà non per mancanza di meraviglie, ma per mancanza di meraviglia, per mancanza di capacità di meravigliarsi, allora questi 8 hanno tenuto in vita il mondo. E quindi, accompagnati dalle loro parole, chiediamo di crescere nella gratitudine di essere vivi, semplicemente. E chiediamo che questa gratitudine diventi in noi un impegno vivo a farla finita con la recriminazione per quello che non c'è. Come Paul Verlaine, nel primo testo che ci viene incontro, dichiariamo il nostro proposito a non più indugiare nel disimpegno e nei pensieri funesti. Il giorno che si accende, l'incontro con le persone che ci portano il loro amore ci desti alla nostra responsabilità. Paul Verlaine, poiché l'alba si accende. Poiché l'alba si accende, ed ecco l'aurora. Poiché dopo avermi a lungo fuggito, la speranza consente di ritornare a me, che la chiamo e l'imploro. Poiché questa felicità consente ad essere mia, facciamola finita coi pensieri funesti. Basta con i cattivi sogni. Soprattutto, basta con l'ironia e le labbra strette e parole in cui uno spirito senza anima trionfava. E basta con quei pugni serrati e la collera per i malvagi e gli sciocchi che si incontrano. Basta con l'abominevole rancore, basta con l'oblio ricercato in esecrate bevande. Perché io voglio
Ora che un essere di luce nella mia notte fonda ha portato il chiarore di un amore immortale, che è anche il primo per la grazia, il sorriso e la bontà, io voglio, da voi guidato, begli occhi e dalle dolci fiamme, da voi condotto, oh mano nella quale tremerà la mia, camminare diritto, sia per sentieri di muschio, sia che ciottoli e pietre ingombrino il cammino. Sì, voglio incedere dritto e calmo nella vita, verso la meta a cui mi spingerà il destino, senza violenza, né rimorsi, né invidia. Sarà questo il felice dovere in Gaie Lotte. E poiché, per cullare le lentezze della via, canterò arie ingenue, io mi dico che lei, certo, mi ascolterà, senza fastidio. E non chiedo davvero altro paradiso. Oscar e la dama in rosa è il titolo di un fortunato libretto di Erich Emanuel Schmidt. Oscar è un bambino malato di leucemia. Lo troviamo all'inizio del racconto in ospedale e lì rimarrà per tutto il tempo. Oscar sa di avere ancora pochi giorni di vita davanti a sé. Sta attendendo che Dio lo sorprenda in qualche modo. Gli scrive lettere per raccontargli quello che sta scoprendo della vita e per esortarlo a fargli visita. Gli è stato detto che le visite di Dio fanno un gran bene. Come verrà Dio? E soprattutto, verrà Dio? Caro Dio, grazie di essere venuto. Sei arrivato proprio al momento giusto, perché non stavo bene. Quando mi sono svegliato, mi sono girato verso la finestra per guardare la neve. In quel momento ho capito che stavi venendo. Era mattina. Ero solo sulla terra. Era talmente presto che gli uccelli dormivano ancora. E persino la signora Ducrul, l'infermiera della notte, doveva essersi addormentata, mentre tu cercavi di fabbricare l'alba. Era difficile, ma non ti perdevi d'animo. Il cielo impallidiva. Gonfiavi l'aria di bianco, di grigio, di azzurro. Respingevi la notte. Ridavi vita al mondo. Non ti fermavi. E lì ho capito la differenza tra te e noi. Tu sei l'essere infaticabile. Quello che non si stanca mai. Sempre al lavoro. Ed ecco voi il giorno. Ecco la notte. Ecco la primavera, ecco l'inverno, ecco Peggy Blue, ecco Oscar, ecco Nonna Rose, che salute. Ho capito che c'eri, che mi dicevi il tuo segreto. Guarda ogni giorno il mondo come se fosse la prima volta. Così ho seguito il tuo consiglio. E mi sono applicato a farlo. Era la prima volta. Contemplavo la luce, i colori, gli alberi, gli uccelli, gli animali. Odoravo l'aria che mi passava nelle narici e mi faceva respirare. Sentivo le voci che arrivavano dal corridoio, come dalla volta di una cattedrale. Mi scoprivo vivo. Rabbrividivo di gioia pura, felicità di esistere. Ero pieno di meraviglia. Grazie Dio di aver fatto questo per me. Avevo la sensazione che tu mi prendessi per mano e mi conducessi al cuore del mistero. Per contemplare il mistero. Grazie. A domani. Baci. Oscar. Thank you.
Jan Twardowski era un prete poeta polacco. Nella breve poesia che ascoltiamo ci riconsegna una volta di più la consapevolezza che Dio è Dio e che Dio non si impone. Che, come ha detto qualcuno, Dio fa il mondo e noi tutti come il mare fa i continenti, ritirandosi. Perché l'amore conosce i modi per fare spazio a chi ama. Il creatore è innamorato della sua creazione, vibra di gioia e gratitudine per il fatto che le cose sono e per questo le accompagna sul sentiero dell'esistenza, velando la propria prorompente e insostenibile gloria. Dio si è nascosto perché il mondo si vedesse. Se si mostrasse, ci sarebbe solo Lui. In Sua presenza, chi oserebbe mai notare la formica, la bella e irascibile vespa affaccendata torno torno, il germano verde con le zampe gialle, la pavoncella che depone 4 uova in croce, gli occhi globosi della libellula e i fagioli nei baccelli, nostra madre a tavola, che ancora ieri teneva la tazza per il buffo manico a orecchio, l'abete che non perde le pigne ma le squame, la sofferenza e il piacere, ambedue fonti di sapere, i misteri non più piccoli ma sempre diversi, le pietre che ai viandanti mostrano la direzione, l'amore invisibile non fa schermo di sé. L'ultimo romanzo di Tolstoi si intitola Risurrezione. La pagina che ascoltiamo è proprio quella iniziale. Ci sono forze avverse che si fronteggiano nel mondo, dice Tolstoi. Da una parte l'oscura tensione del cuore umano a conculcare la vita in tutte le sue forme, a spadroneggiare, calpestare, soffocare. E dall'altra la luminosa, vitalissima potenza della vita che non si arrende e non smette di bussare al cuore dell'uomo ripiegato. Per quanto gli uomini si impegnino a farsi del male e a seminare distruzione, la primavera trova il modo di affermarsi. Una pagina che, mentre ci richiama le nostre responsabilità, ci regala molta speranza. Per quanto gli uomini, riuniti a centinaia di migliaia in un piccolo spazio, cercassero di deturpare la terra su cui si accalcavano, per quanto la soffocassero di pietre perché nulla vi crescesse, per quanto estirpassero qualsiasi filo d'erba che riusciva a spuntare, per quanto esalassero fumi di carbon fossile e petrolio, per quanto abbattessero gli alberi e scacciassero tutti gli animali e gli uccelli, la primavera era primavera anche in città. Il sole scaldava, l'erba, riprendendo vita, cresceva e rinverdiva ovunque non fosse strappata, non solo nelle aiuole dei viali, ma anche fra le lastre di pietra. E betulle, pioppi, ciliegi selvatici schiudevano le loro foglie vischiose e profumate. I tigli gonfiavano i germogli fino a farli scoppiare. Le cornacchie, i passeri e i colombi, con la festosità della primavera, già preparavano i nidi. E le mosche ronzavano vicino ai muri, scaldate dal sole. Allegre erano le piante, e gli uccelli, e gli insetti, e i bambini. Ma gli uomini, i grandi, gli adulti, non smettevano di ingannare e tormentare se stessi e gli altri.
Gli uomini ritenevano che sacro e importante non fosse quel mattino di primavera, non quella bellezza del mondo di Dio data per il bene di tutte le creature, la bellezza che dispone alla pace, alla concordia e all'amore. Ma sacro e importante fosse quello che loro stessi avevano inventato per dominarsi l'un l'altro. Come fai a parlare del mistero della vita e della morte se non per immagini? Come fai a raccontare il mistero delle cose, la segreta speranza che respira al fondo, la direzione della vita e l'espansione dalla morte alla vita ancora poco viva alla vita veramente viva? E la vita fiorisce e matura, dice Mariangela Gualteri nella sua poesia, quando si scopre visitata dall'amore, che, dice, da sotto la terra viene fino alla mia mano a fare la festa generosa. Mariangela Gualteri, che cosa sono i fiori? Cosa sono i fiori? Non senti in loro
come una vittoria. La forza di chi torna da un altro mondo e canta la visione. L'aver visto qualcosa che trasforma. Per vicinanza, per adesione a una legge che si impara cantando. Si impara profumando. Che cosa sono i fiori? Se non qualcosa d'amore che da sotto la terra viene fino alla mia mano a fare la festa generosa. Che cosa se non leggere ombre a dire che la bellezza non si incatena, ma viene gratis. E poi scema, sfuma. E poi ritorna quando le pare. Chi li ha pensati i fiori prima? Prima dei fiori. Il principe Myshkin, il protagonista dell'Idiota di Dostoevskij, appare sempre un po' fuori contesto nelle sue relazioni. La sua semplice ingenuità lo fanno apparire come se venisse da un altro mondo, o comunque da un altro modo di stare al mondo. Quel suo senso di estraneità emerge anche di fronte alla bellezza del paesaggio, alla gloria dell'orizzonte. Nella pagina che ci regaliamo, il principe ricorda di un giorno lontano, quando era ricoverato in Svizzera, e la bellezza fragorosa e avvolgente della scena che ha davanti lo avevano fatto sentire fuori posto, come davanti a un banchetto di grazia da cui fosse stato fin da subito escluso. Era accaduto in Svizzera. Durante il primo anno della sua terapia, anzi nei primi mesi. All'epoca era come se fosse ancora completamente un idiota. Non sapeva neppure parlare bene. A volte non riusciva a capire cosa volessero da lui. Una volta era andato sui monti, in una chiara giornata di sole, e aveva camminato a lungo con un solo tormentoso pensiero che non riusciva in nessun modo a concretizzarsi. Davanti a lui c'era un cielo splendente, sotto di lui il lago, tutto attorno l'orizzonte, luminoso e infinito, che non aveva limiti né confini. Si era guardato a lungo intorno, in uno stato di afflizione. Ora gli era tornato in mente che aveva disteso le braccia verso quel luminoso e infinito azzurro e aveva pianto. Lo tormentava il fatto di sentirsi assolutamente estraneo a tutto ciò. Che banchetto era quello? Che perenne grandiosa festa! Qui non c'era fine e che da sempre, dalla prima infanzia, lo aveva attirato senza che potesse in alcun modo partecipare a quella festa. Ogni mattina sorgeva quello stesso sole luminoso. Ogni mattina sopra la cascata c'era l'arcobaleno, ogni sera la montagna innevata, la più alta di tutte in lontananza, all'estremità del cielo, ardeva di una fiamma purpurea. Ogni minuscolo moscerino che gli ronzava accanto, in un caldo raggio di sole, partecipava a quel coro, conosceva il suo posto, lo amava ed era felice. Ogni filo d'erba cresceva ed era felice. E ogni cosa aveva la propria strada. Ogni cosa conosceva quella strada. Si allontanava cantando e cantando ritornava. Thank you.
Jean Ionesco, drammaturgo romeno, esponente del teatro dell'assurdo, racconta nelle sue memorie a un certo punto di un momento significativo di incontro con la densità del mistero di luce che permea tutte le cose. Improvvisamente, inspiegabilmente, il velo disteso sul mondo si alza e il segreto del mondo si racconta. Sorgente nascosta della gioia prorompe, la paura della morte si scioglie, perché la nascosta bellezza del quotidiano non è più trattenuta nei bassi fondi dell'ovvio, ma può sgorgare a fiotti liberamente sotto il cielo. Era giugno, verso il primo mattino. Passeggiavo in una delle vie di quella città molto tranquilla. Improvvisamente ebbi l'impressione che il mondo si allontanasse e si avvicinasse nello stesso tempo, o piuttosto che il mondo si fosse allontanato da me, di essere in un altro mondo, più mio che il precedente, infinitamente più luminoso. I cani nei cortili abbaiavano al mio passaggio, accanto agli steccati, ma i latrati erano divenuti tutto a un tratto come melodiosi, o meglio, attutiti, come ovattati. Mi sembrava che il cielo fosse diventato estremamente denso, che la luce fosse quasi palpabile, che le case avessero uno splendore mai visto, uno splendore insolito, veramente fuori dell'ordinario. È molto difficile da definire. Ciò che è più facile da dire, forse, è che provai una gioia enorme. Ebbi la sensazione di aver compreso qualcosa di fondamentale, che mi era capitato qualcosa di molto importante. In quel momento mi son detto: non ho più paura della morte. Avevo la sensazione di una verità assoluta, definitiva. Mi son detto che quando, più tardi, avessi avuto delle tristezze o delle angosce, mi sarebbe bastato ricordarmi di quel momento per ritrovare la serenità, ritrovare la gioia. Quel singolo momento mi ha sorretto a lungo. Si può rimanere imbrigliati alla superficie delle cose. La
frenesia distratta di quando passo da un minuto all'altro, corro da un'incombenza all'altra e intanto la vita mi si consuma addosso, senza il respiro della mia gratitudine. Il Savoy Bosca ci offre versi per sostare, per avventurarci in domande che aprono squarci nella superficie e ci permettano di destarci al fremito del mondo. E Savoy Cimbosca, disattenzione. Ieri mi sono comportata male nel cosmo. Ho passato tutto il giorno senza fare domande, senza stupirmi di niente. Ho svolto attività quotidiane come se ciò fosse tutto il dovuto. Inspirazione, espirazione, un passo dopo l'altro, incombenze, ma senza un pensiero che andasse più in là dell'uscire di casa e del tornarmene a casa. Il mondo avrebbe potuto essere preso per un mondo folle e io l'ho preso solo per uso ordinario. Nessun come e perché. E da dove è saltato fuori uno così? E a che gli servono tanti dettagli in movimento? Uno dopo l'altro avvenivano cambiamenti perfino nell'ambito ristretto di un batter d'occhio. Su un tavolo più giovane, da una mano d'un giorno più giovane, il pane di ieri era tagliato diversamente. Le nuvole erano come non mai e la pioggia era come non mai, poiché dopotutto cadeva con gocce diverse. La terra girava intorno al proprio asse, ma già in uno spazio lasciato per sempre. È durato 24 ore buone. 1440 minuti di occasioni, 86.400 secondi in visione. Il savoir-vivre cosmico, benché taccia sul nostro conto, tuttavia esige qualcosa da noi, un po' di attenzione, qualche frase di Pascal, è una partecipazione stupita a questo gioco, con regole ignote. Tu mi stupisci, Milano. Milano, città delle vetrine, città della gente che non sta in vetrina. Tu mi stupisci, Milano, dietro le vetrine, dietro i luoghi comuni, le frasi fatte. Perché là c'è la gente delle meraviglie, non le sagome senza spessore alle quali è facile affibbiare etichette, non i manichini senza cuore e senza cervello, utili solo per esibire quello che si può vendere e quello che si può comprare. Tu mi sorprendi, Milano, gente delle meraviglie, gente dei poeti e degli innamorati, e portava i scar del tennis e parlava de Perlù, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore, e portava i scar del tennis e gaveva duoce de bon, l'era il prima menavia perché l'era un barbon, e portava i scar del tennis e parlava de Perlù. Rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. Tu mi sorprendi, Milano, per la gente delle meraviglie, le donne equilibriste tra casa e ufficio, figli da accudire e nonni da curare, cattedre universitarie e figli adolescenti, bilanci milionari e spiccioli da non sprecare. Tu mi sorprendi, Milano, per le donne delle meraviglie. Tu mi sorprendi per la gente delle meraviglie, la gente seria che parla poco, porta la cravatta e aggiusta i danni dell'avidità e dell'idiozia. Tu mi sorprendi, Milano dell'incanto, della gente del canto e del llanto, la gente umilde, gente di allegria e soledad,
gente del sueño e del samba, gente del trabajo, gente de Milano. Me encanta la gente de Milano. Milano that welcomes everybody from everywhere, looking for future, asking for hope, people of friendship and business, looking for money and looking for love. Milano of amazing people, unexpected people. Tu mi sorprendi, Milano delle genti, Milano dell'accoglienza e città dell'impossibile residenza, Milano di tutti e città di nessuno. Tu mi sorprendi. Sorge il sole e sulle guglie del Duomo sembra risvegliarsi un mondo. Sorge il sole, come si fa a non cantare, a non pregare? Oh mia bella Madunina, che te brille de lontan, tu t'adora e piscinina, ti te dominet Milan. Sotto ti se vive la vita, se sta mai cui mani in man, Milano, Milano delle bestemmie e delle preghiere, Milano dell'invocazione e della mistica, Milano del Manzoni e di Gadda, Milano, noi ti imploriam, dei languidi pensier dell'infelice, scendi piacevole arito, aura consolatrice, per te sollevi il povero al ciel che è suo le ciglia, volga i lamenti in giubilo pensando a cui somiglia, cui fu donato in copia doni con volto amico, con quel tacer pudico che accetto il don ti fa, spira nei nostri bamboli, nell'ineffabil riso spargi la casta porpora alle donzelle in viso, manda alle ascose vergini le pure gioie ascose, consacra delle spose il verecondo amor, tempra de baldi giovani il confidente ingegno, reggi il viril proposito ad infallibil segno, adorna la canizia di liete voglie sante, brilla nel guardo errante di chi sperando muor. Milano, tu mi sorprendi, con città delle genti, su di te sorge il sole come per guidare nella notte chi cerca la ragione per vivere. Milano, tu mi sorprendi, voi che siete qui mi sorprendete, continuate a Milano, sorpresa, meraviglia, continuate a sorprendermi domani. Thank you.
siamo riusciti a svegliarlo. C'è un aforisma attribuito a Chesterton, non si sa se l'ha scritto lui, ma l'avrebbe potuto scriverlo. Dice: la vita è la più bella delle avventure, ma solo l'avventuriero lo scopre. In ogni caso è un buon invito affrontare anche questa giornata con il piglio dell'avventuriero. Abbiamo davanti 1440 minuti di occasioni. Buona avventura.